Ok ragazzi, torniamo nel tintodromo Monte Carpa. Ok, squadre caricate, attenzione al cecchino, però ne abbiamo uno anche noi. Dai che magari si daranno fastidio a vicenda. Butta una PC bomba lì. Ho ripreso una giacchetta che mi permette di essere invisibile nell'inchiostro. No, non ci credo. Facciamo un giro. Buonasera. Scappo via. Io ho la PC bomba però. Eccolo, ha fatto il giro. Ha fatto il giro. Ha fatto il giro, incredibile. Ah, siamo abbastanza in difficoltà. Di nuovo, siamo abbastanza in difficoltà. Attenzione. Però se mi stai lì. Dai, 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 dai. No, la pioggia no, però non ci voleva. La pioggia no. Sarebbe meglio fermarlo quel rullo, eh. Sarebbe meglio fermarlo. Che perché vedo che si nasconde sempre. C'è il cecchino carico. No, non ci credo. Ok. Mamma mia che fatica. Mamma mia che fatica. Ho rischiato di lasciarci le penne. Per fortuna sono riuscito a rotolare via. Attenzione che è lì sotto, eh. Ok, ottimo, ci siamo dati una mano a vicenda. Praticamente era con le spalle al muro. Non poteva scappare. È qua. Ok, preso. Per fortuna l'ho visto in anticipo. Per fortuna l'ho visto in anticipo. Dai, 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 procediamo. Mamma mia. Mamma mia, che duo, che duo. Bella partita ragazzi, bella partita, mi sono divertito. Ci siamo dovuti difendere all'inizio, poi siamo partiti in contropiede. E non abbiamo vinto neanche di tanto, 45-41, perché mentre noi stavamo passando da sotto, gli altri stavano passando da sopra. Ok ragazzi, miniera dorata. Altra mischia mollusca. Perfetto, si parte a tutta velocità. E questa volta l'ho preso io il pennello. Ho preso quello con la robobomba. Così ho anche qualcosa da utilizzare nel caso mi inseguono. Ok, ho dato una bella verniciata. Eccolo lì. Oramai il jet splat è diventato quasi inutile, perché tanto ti prendono come niente. Sì, ma avete detto che ci sono i vari tasti da utilizzare nel caso. Sì, vabbè, ma sono in due davanti lì alla nostra base. Nel caso volessi evitare gli attacchi, però tanto mi dimentico sempre. Ok, ottimo. Ma che fatica ragazzi per abbatterne uno. Che fatica.
Ok, preso. No, non lo prenderò mai. Infatti, mi hanno abbattuto alle spalle. Abbiamo detto no saltini. Abbiamo detto no saltini. Ok, uno l'ho preso. Sono in due lì davanti, cioè proprio fermi lì. Dai, però non è possibile, ragazzi, scusate, eh. Cioè, a me va bene tutto, però... Ho preso di nuovo yo-yo. Cioè, è tutta azzurra la mappa, non vorrei dire, eh. Oh, preso. Però stiamo morendo come se non ci fosse un domani. No, ma sta partita qua finirà... Finirà abbastanza male perché... Moriamo in continuazione, non c'è... Una volta che riusciamo a respingerli un minimo... Poi possono nascondersi praticamente ovunque. Perché è tutta azzurra la mappa. Niente, sta partita qua è andata. Guarda, li sono già lì in mezzo, in due... Niente, è andata malissimo. Malissimo. Vabbè, ma non importa. Tanto ci rifacciamo poi nel prossimo match. Cadevamo come birilli, veramente. Anche perché erano sempre in 2 o 3. Poi abbiamo giocato con un uomo in meno. Quindi non è che si può pretendere. Va bene, ragazzi. Miniera dorata. Mischia mollusca. Ok, squadre mischiate e mi sa che loro forse sono un po' più forti, eh. Non vorrei dire, però mi sa che hanno mischiato male le squadre, i server. Adesso vediamo cosa viene fuori, magari mi sbaglio, eh. Magari mi sbaglio io. Era circondato. Scusami, però ho visto che andavi da quella parte. C'era il mio compagno che ti stava sparando addosso come se non ci fosse stato un domani. Bell'attacco. Bella sta capriola contro il muro. Molto utile. No. L'avevi già fatta prima quella mossa lì. Ah, è tornata in... Ma sta usando... ecco perché non riesco. Ci lascio le penne. Sta usando lo sweeper. Ecco perché non riesco a prenderla. Stava usando lo sweeper. Infatti vedevo che la sua portata era maggiore rispetto alla mia. Dai. Mi sa che c'è qualcuno qua in mezzo. E te pareva. Avevo appena sbloccato la cromosfera. È 2 ore che cerco di utilizzarla, non riesco a utilizzarla, è impressionante. E ci lasciamo le penne. Hanno fatto il giro. Ragazzi, però ho detto no saltini, perché sennò mi metto a farli anch'io. Sono sempre lì in cima. Ok, sono riuscito a spostarmi. Ce la farò a usare la cromosfera? Direi di sì. Finalmente.
Mi attacca? Sì, mi attacca. No, dai, non ci credo. Ero solo perché ero già mezzo ferito. Vabbè, è andata così. Ma che peccato. Che peccato. Comunque l'ho detto, loro erano leggermente più forti di noi. E vabbè. Va bene ragazzi, torniamo nel Tintodromo Monte Carpa. Io prendo sempre... Ho preso di nuovo le... Le mie due belle Repol per duplo. C'è già qualcuno lì. Però che caspita, becco tutti quelli che hanno lo sweeper. No, devo scappare. Più che altro perché hanno tutti sto caspita di sweeper e non riesco a prenderli. Basta, ti vengo addosso, guarda. Ah, non ne ho preso neanche uno, neanche uno, non ci credo, neanche uno. Neanche uno, sono tutti di lì. Dopo 3 ore è riuscito a prendermi finalmente. Oh, almeno il rullo l'ha abbattuto. Niente, devono per forza passare di qui, è impressionante. Adesso sono tutti là in mezzo. Ok, ne ho approfittato mentre stava buttando delle bombe curling. Non c'è nessuno dei nostri che ha... Chiamiamola Genki Dama. È scappato via. Mi sa che è meglio utilizzare quell'attacco lì. Quell'attacco lì è meglio usarlo quando c'è anche un mio compagno di squadra che magari può spingere l'avversario contro un muro, contro qualcosa in un angolo, insomma. Dai, riproviamoci. Non ci credo! Oh, l'abbiamo presa. Però attenzione alle spalle. Stanno arrivando. Hanno riconquistato il centro della mappa. Ma ha preso sparando a caso, ammettiamolo, dai. Qui ha sparato completamente a caso. Sbrighiamoci a tirare via tutto sto blu. Ah, c'era qualcuno lì sotto. Hanno tutti ste caspita di duplo, lo sweeper, non il repolper, e quindi faccio fatica perché hanno una portata maggiore rispetto alla mia. E anche rotolando non riesco a prenderli perché anche loro rotolano. E quindi non è che posso andare chissà dove. Va bene ragazzi, altro match. Questa volta ho in serbo una sorpresa per voi. Ok, ho preso lo splasher. Squadre naturalmente cambiate. E posso usare stavolta, posso usarla io la Genki Dama, sempre che i miei compagni di squadra mi diano una mano. E stavolta ho un'arma con una portata sicuramente maggiore rispetto a quella di prima. Arrivano le bombe curling. No, l'ho sparata fuori. Non ho guardato. Caspita, ho sbagliato, scusatemi. Che figuraccia, che figuraccia. Dai, ricarichiamo tutto.
Mamma mia, che potenza. È solo che negli scontri ravvicinati, purtroppo, faccio fatica. Ho bisogno che qualcuno mi protegga, perché se no negli scontri ravvicinati faccio fatica. Adesso devo ricaricare tutto. Che stress, che stress. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta, dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Ma giocano in tre dall'altra parte? No. Oh, finalmente. Gliela butto lì. Ok, ottimo lavoro. Almeno ho preso Mr. Bomb Curling. Mazza che capriolina che ho fatto. Perché c'ho il vestito con quell'abilità lì. Sì, vabbè, però e che caspita, tutte le volte finisco l'inchiostro. Tanto io non vengo là. Ah, ma è... Ah, si è spostato? Grazie, grazie. Grazie perché ero distratto dall'attacco e non avevo dato un'occhiata se avevo qualcuno alle mie spalle. È stata una gran bella battaglia. Allora, aia, forse vincono loro però, eh. No, 46 a 44, perché sembrava più verde lime la mappa. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi, miniera dorata. Ok, squadre caricate. Vedo che uno dei nostri ha preso la stessa arma che ho preso io prima. Qualcuno di voi me l'ha fatto notare, assomiglia un po' al tornado che c'era su Splatoon 1, in effetti è vero. No, ma abbiamo già un viola che sta venendo da questa parte. Ma non ci credo, dai. Non ci credo. Che pressing. Che pressing, ragazzi. Che pressing. Guarda lì che roba. Che stalker, non Skywalker. Che stalker. Ok. No, sono cascato giù. Vabbè. No, perché mi ha dato la caccia fino a quando non mi ha visto splattato. Ha deciso che doveva splattarmi e mi ha splattato. C'è qualcuno che vuol colorare tutto. Sì, però tutte le volte che devo sparare a qualcuno non ho mai inchiostro. Toh, piglia di questo. Arrivano, 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 arrivano. Ammettilo che ti eri nascosto perché mi avevi visto. Ammettilo, perché lo so. Solo che così non... Cioè, anch'io posso piazzarmi in un punto, aspettare che passi qualcuno e ciao. Anzi, non è una cosa negativa. No, no, fatelo ancora, perché così guadagniamo tempo noi, più che altro. Diamo una colorata alla mappa e arrivederci. L'unica cosa che non capisco è solo perché loro con due colpi mi abbattono e io devo scaricare... tutto il serbatoio.
Sarà per via della connessione, però sta cosa non la capisco. Cioè, guardate che roba. Guarda che roba. Oh, ti ho preso anch'io, così siamo pari, dai. No. No, stavolta no. Il rullo è lì, il rullo è lì. Dai, dai, ragazzi, dai. No. Dai. Guarda che roba, devo colpirli 20 volte. È impressionante. Oh, ti ha preso il mio compagno di squadra. Però veramente è impressionante. Devo spararvi un caricatore di colore per prendervi. È impressionante. Penso che dipenda dalla connessione comunque. 51 a 38. Bella partita. Perdiamo, però comunque non abbiamo giocato male, dai. Va bene ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Gran belle partite, naturalmente alcune le abbiamo vinte, altre le abbiamo perse. In alcune abbiamo giocato veramente veramente bene, in altre invece preferisco metterci una pietra sopra. Guardate un po' cos'è apparso alle mie spalle, una scatola, vediamo cosa c'è all'interno. Copricapo, Kyonshi, ah sono i vestiti di Halloween, corna da diavoletto, maschera da hockey, maschera da pesce abissale e basta. Ok, ci hanno praticamente regalato dei vestiti da utilizzare poi su Splatoon 2. Magari li potremo indossare durante lo Splatfest. Vi ricordo che ragazzi si terrà da venerdì 19 ottobre a domenica 21 ottobre dalle 16 alle 16. Potrete scegliere se schierarvi con la squadra scherzetto oppure con la squadra dolcetto. Io ho scelto la squadra scherzetto. Adesso ragazzi direi che possiamo salutarci. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima ragazzi!